Salve a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Dunque, oggi voglio fare un video molto diverso dal solito. Non vi mostrerò degli orologi, non farò delle analisi tecniche, ma voglio semplicemente fare una chiacchierata con voi. Dunque, la mia chiacchierata è per fare un po' di chiarezza su, alcune terminologie che sono entrate nel gergo comune per quanto riguarda il collezionismo. E che ultimamente vedo che c'è un po' di confusione. Su alcuni termini vedo anche un vero e proprio abuso del termine stesso, magari da parte di qualche giovane collezionista. Dunque, i termini in questione sono: in primis coevo, che è un termine che sta dilagando ormai ai massimi livelli, poi full set, altro tormentone dell'orologeria, NOS, con la sottocategoria di pellicolato, ed infine l'ultimo ritrovato della ricerca collezionistica, il mai lucidato. Allora oggi vorrei fare un po' di chiarezza su questi termini e per spiegare un pochettino quello che è dal mio punto di vista il loro vero significato tradotto nel mondo del collezionismo. Quindi valutando anche un po' quelli che sono gli aspetti che si riflettono sul collezionismo appunto dell'orologeria vintage e anche un po' meno vintage. Dunque partiamo subito con il coevo. Allora, innanzitutto coevo, andiamo a vedere cosa dice il dizionario della lingua italiana. Cosa significa la parola coevo? Dunque la parola coevo significa appartenente alla stessa età, in riferimento nella fattispecie ad un oggetto. Allora, facciamo un attimo un salto indietro. Quando noi andiamo ad analizzare un orologio, una volta appurato che l'orologio è autentico, chiaramente, andiamo a studiarne la componentistica, giusto? Quindi bracciale, ghiera, quadrante. Questo studio deve essere fatto su tre fronti. In primo luogo, andare a verificare che si tratta di componenti originali, quindi che non si trattano di componentistiche fake o aftermarket. In secondo luogo, andare a controllare che tali componenti, una volta appurato essere originali, siano giuste per quel determinato modello. Cosa intendo per giuste? Vi faccio degli esempi. Se noi avessimo di fronte un Rolex Submariner del 1991, equipaggiato con un bracciale Jubilee originale del 1991, avremmo un orologio con componentistica originale, ma non adeguata a quel modello, perché il bracciale Jubilee sul Submariner non andava. Altro discorso, un 1680 Submariner Date degli anni 70, con un vetro di un 5513, quindi di quelli a cupola, non sarebbe corretto per quel modello, pur essendo un vetro originale e pur essendo un vetro coevo. Perché coevo cosa significa? Significa dello stesso periodo dell'orologio. Chiaramente, come si fa? Si va a studiare, come vi ho già spiegato nel video di analisi di un orologio vintage, si va a studiare tramite il seriale qual è l'anno di produzione dell'orologio, dopodiché si va a collocare temporalmente i componenti, se quei componenti risalgono chiaramente al periodo, perché come vi ho anche qui già spiegato, c'è sempre un po' di elasticità, c'è sempre una sorta di finestra entro la quale vanno collocati determinati componenti in base ai lotti di produzione. Però parlare semplicemente di coevità senza fare l'analisi dei primi due aspetti, quindi originalità e coerenza di quel componente, non ha senso. Tante volte sento chiedere di un orologio, amici che mi mandano foto di un orologio preso da internet e mi chiedono: è tutto coevo? Al che io gli faccio notare: andiamo a vedere se è tutto originale. Qui c'è ad esempio un inserto ghiera aftermarket, qui c'è per esempio un bracciale, come vi ho fatto l'esempio prima, su un Submariner, un bracciale Jubilee. Cioè, andiamo prima a vedere se l'orologio è a posto. Dopodiché, una volta appurata
l'originalità e la correttezza dei vari componenti, andiamo a valutarne la coevità, ma questo viene in terza battuta. Inoltre, la Rolex stessa non riconosce la coevità dei pezzi, ovvero la Rolex riconosce semplicemente l'originalità. Se un pezzo è di fornitura ma originale Rolex, montato su un Submariner del 1975, per la Rolex è tutto in ordine, tutto ok, mentre per il collezionista no. Il collezionista dà molta importanza alla coevità. E questo è un aspetto abbastanza recente del collezionismo, perché circa 15-20 anni fa nessuno faceva caso alla coevità, ma semplicemente all'originalità. Però, torna a sottolineare, la Rolex stessa non tiene mai conto della coevità dei pezzi. Quindi, per concludere il ragionamento, focalizzarsi sulla coevità sì, ma prima andare a verificare gli altri due aspetti che vi ho elencato. Altro argomento, full set. Dunque, full set, tradotto in italiano, vorrebbe dire corredato, anzi corredo completo. Corredo completo significa che l'orologio viene equipaggiato di tutti quelli che sono gli ammenicoli vari, libretti, tag, scatola contro scatola e garanzia con cui l'orologio è stato venduto originariamente. Chiaramente per essere full set deve esserci tutto, ma soprattutto la garanzia, perché la garanzia è l'unico componente univoco, ovvero ad ogni orologio ha la sua garanzia e sulla garanzia chiaramente è... indicato, traforato, stampato il numero seriale dell'orologio. Quindi non ha senso parlare di un orologio corredato oppure full set in cui manca la garanzia, e tante volte vedo o leggo robe del genere: full set ma manca solo la garanzia. E grazie al cavolo, la garanzia è l'unica cosa che è univoca per l'orologio. Dopodiché, cosa c'è da dire? Che i set, ovvero tutte quelli che io ho definito minicoli vari, il librettino, il tag di cera lacca, il tag del prezzo, scatole contro scatola, sono tutti componenti che possono essere ricostruiti a posteriori. Infatti, a mio avviso, l'80-90% degli orologi vintage, quindi che hanno almeno 25-30 anni, che si trovano in rete, hanno tutti questo corredo ricostruito a posteriori, perché innanzitutto quella era un'epoca in cui si tendeva a buttar via. Non c'era ancora la cultura di conservare tutto, mantenere tutto dall'inizio alla fine, quella che c'è adesso. Quindi su un esemplare nuovo, ok, è giusto ricercare ed essere rigidi su un corredo il più possibile completo. Ma sugli orologi vintage secondo me è molto fine a se stessa come cosa. Collezionista può apprezzare, chiaramente, nulla di male, anzi, però vi voglio comunque rendere consapevoli del fatto che tutto il corredo, esclusa la garanzia, può essere sempre ricomposto a posteriori. Basta andare a guardare in un qualsiasi sito di vendite e trovate di tutto e di più. Ovviamente ve li fanno pagare a caro prezzo, proprio perché ultimamente c'è questa mania di avere il set super mega completo anche sugli orologi vintage, cosa che purtroppo ha poco a che vedere con la realtà. Perché nella realtà sono veramente dei casi isolati gli orologi giunti a noi con il loro vero corredo con cui sono stati venduti e non ricostruito. Dopodiché andiamo a parlare dei NOS, che significa, come quasi tutti di voi sapranno, New Old Stock, tradotto in italiano, diciamo così, fondo di magazzino. Ultimamente c'è una grande corsa all'acquisto di orologi del genere. Che dire, innanzitutto la sottocategoria che vi ho menzionato prima, i pellicolati. Allora, gli orologi a me risulta che fino agli anni 90 non fossero mai pellicolati, forse fino alla metà degli anni 90 non esistevano le pellicole come le intendiamo noi, sul bracciale, lato cassa, fronte, retro. C'era solo una specie di spalmatura di una roba simile alla cera lacca sul fondello e basta, e forse una pellicolina sul vetro, e non c'erano le pellicole complete come si intende noi oggi. Queste sono sorte, mi pare, più o meno dalla metà degli anni 90. Se qualcuno avesse qualche dettaglio più preciso, mi farebbe piacere un commento. Ad ogni modo, ultimamente, come poi
tanti sapranno, la Rolex per direttive interne non fornisce più l'orologio pellicolato al cliente, ma lo spellicola all'atto della vendita per evitare i vari resellaraggi che tutti noi sappiamo. Gli altri brand non so se facciano così, ma credo che li seguiranno a ruota se non hanno già pensato di farlo. Ad ogni modo, il NOS è tale se e solo se non è mai stato aperto, quindi non è mai stato revisionato. Pertanto un orologio di 20-30 anni NOS è una cosa un po' particolare, un po' una patata bollente. Perché? Perché le guarnizioni si seccano, l'umidità entra, quindi va conservato anche in ambienti adeguati, un po' come le mummie al museo egizio. E temperature, umidità controllata. Non è più un collezionismo di orologeria, ma diventa collezionismo di altro. Quindi non lo so quanto possa avere affinità con il vero collezionismo dell'orologeria. È un collezionismo, anche quello, ma secondo me di altra natura. Dopodiché, in ultima battuta, due parole sul mai lucidato, che pare essere l'ultima frontiera della ricerca in termini di collezionismo orologero. Mai lucidato, una volta in termini di vintage si parlava di cassa in patina, ovvero una cassa di un orologio, cassa e bracciale insomma, utilizzato, quindi portato, che mostrava i segni del tempo più profondi, mentre i cosiddetti airlines, quelli più fini, sono stati asportati grazie a delle lucidature molto gentili, molto rispettose di quella che era la geometria della cassa, quindi rispettose delle satinature, dei biselli se presenti e degli spigoli, quindi senza snaturare quella che era la forma nativa della cassa. Queste erano le cosiddette casse in patina, vissute ma comunque ancora integre, ed è naturale per quanto riguarda un orologio vintage. Ma pretendere un mai lucidato su un orologio vintage, a parte che è abbastanza utopistico, e poi si entra in un circolo vizioso, in quanto esistono laboratori specializzati, laboratori con tecnici veramente fenomenali, che grazie al riporto laser e all'uso dell'utilizzo del lapidello riportano le casse come in origine. Quindi andate un po' voi a discernere tra una cassa d'epoca mai lucidata o una cassa ricostruita. È difficile, e a mio avviso su un orologio, se parliamo di orologi anni 60-70, è anche poco plausibile una cassa completamente pari al nuovo, specialmente quando mi trovo davanti a certi paradossi di quadranti virati all'inverosimile, inserti ghiera virati all'inverosimile e la cassa come nuova, intonsa. È chiaro che c'è stato un bel passaggio al lapidello. Secondo me su un orologio moderno è un'operazione che ci sta, è un'operazione che vedo ben volentieri, moderno intendo dagli anni 2000 in poi, ma sull'orologio vintage forse stiamo un po' esagerando, e magari questa sfrenata richiesta di trovare orologi mai lucidati ed intonsi fa sì che venga ancora di più amplificata questa forse volontà di riportare gli orologi come in origine. Però torno a dire, è un paradosso quando vediamo un quadrante virato, che è la moda del periodo, e a me piace il quadrante virato, mi piace l'inserto virato, ma la cassa deve essere, come ho detto, in patina, con i suoi segnetti, col suo uso, ma mai snaturata nelle forme. Le casse ripristinate, forse anche qui andiamo un po' contro un paradosso che non vedo tanto bene, almeno dal mio punto di vista, sul mondo del collezionismo dell'orologeria vintage. Quindi sempre meglio lasciare le cose un po' come stanno, con i loro segni del tempo, senza troppi interventi artificiali. Volevo giusto fare un po' chiarezza su questi temi che ultimamente vedo che sono particolarmente dibattuti. Io non mi permetto di insegnare niente a nessuno, anche perché non sono nella posizione per farlo. Voglio solo mettere un po' a disposizione quella che è magari la mia esperienza in orologeria, le mie conoscenze, nulla più. Spero che questo video vi sia stato un po' d'aiuto, vi sia stato gradito chiaramente. Vi ringrazio per la visione,
Se avete qualche commento, ben volentieri, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao.